Come collegare due o più ThinkLink insieme in modo di creare un tour. Il tour che ti permette di viaggiare virtualmente di un posto all'altro o di passare da varie parti di un argomento, di un tema o di una storia. Prima di creare un tour sarebbe bene prendere carta e penna e di disegnare le connessioni che si vogliono creare. Partiamo dai due sync link. Normalmente tengo aperto in alto nella barra di strumenti le due finestre. Allora adesso andiamo a copiare il link del primo, la casa di Giacomo Puccini. Eccolo qua, e copiamo il link. Attenti, sempre il link e non il codice. Torno al mio tour, apro l'editor. La casa di Giacomo Puccini si trova là, adesso faccio Add Tag e scelgo la voce Tour. Incolla il link, è ben indicato che ci vuole il link, incolliamolo e salviamo. Adesso possiamo prendere un'icona per indicare il tour, normalmente si prendono le frecce e possiamo inserire il label per indicare dove si va. Casa Puccini. Scelto l'icona, creato il label, salviamo il nostro tag. Salviamo il nostro sync link e copiamo il link per andare a ripetere la procedura in senso opposto. Andiamo nella casa di Giacomo Puccini. Adesso aggiungiamo là il tag, inseriamo il link, salviamo. Scegliamo l'icona per il tour che adesso ha bisogno di un'altra direzione. Inseriamo l'etichetta, salviamo il tag e posizioniamo l'icona nel posto desiderato.